Conti a posto dunque in Lombardia, ma anche bisogno di rendere operativi i costi standard in tutta Italia. Questo è il pensiero del presidente della Corte dei Conti Lombarda, Nicola Mastopasqua. Sentiamolo. Nonostante alcuni rilievi, un bilancio positivo quello di Regione Lombardia? Sì, il bilancio della Regione Lombardia è un bilancio che presenta moltissimi aspetti positivi, soprattutto nel quadro complessivo della finanza pubblica italiana, è un punto di riferimento per quanto riguarda le regioni. Sostanzialmente, a parte taluni punti di criticità che sono stati messi in rilievo nella relazione, più che nella decisione, il bilancio della Regione Lombardia presenta in termini sicuramente apprezzabili. Il suo discorso ha fatto riferimento alla necessità dei costi standard, ecco perché avete rilevato questo? Ma questo è un problema a carattere nazionale, cioè il discorso è se vogliamo che ci sia veramente parità di trattamento da tutti i cittadini, non bisogna fare dei tagli a tipo lineare, ma bisogna accettare quali sono i costi dei servizi e porre un punto di riferimento per tutti. Perché? Perché i costi, per taglio lineare dei costi, diciamo, favorisce gli enti meno virtuosi, i quali hanno più personale, hanno sprecato risorse, quindi un 10%, 10, 20, 30% di taglio del personale su chi ha tante persone influisce molto di meno su chi ne ha poche, e il quale si vede già era penalizzato prima perché aveva una buona gestione, viene ulteriormente penalizzato. Quindi credo che l'attuazione dei principi costituzionali e soprattutto l'attuazione del federalismo fiscale richieda l'individuazione di costi standard seri. E purtroppo quello che era una delle aspirazioni del cosiddetto federalismo fiscale sembra che sia stato messo un po' nel dimenticatoio e andrebbe riaccertato questi profili in sede nazionale. Se si vuole veramente raggiungere una forma compiuta di equilibrio di bilancio per tutti gli enti che compongono la Repubblica, bisogna incominciare a rivalutare le modalità della spesa. E voi avete quantificato più o meno per la Lombardia quanto è costato sinora, comunque nel 2012 no, questo? Standard, per i costi standard c'era una commissione a livello nazionale che doveva individuare questi costi standard, non è compito della Corte individuare i costi standard. In Lombardia era stato fatto un tentativo da parte soprattutto dell'ANCI che ha avuto certi effetti, erano avuto anche effetti sulla ripartizione di fondi a tipo regionale, però evidentemente va fatto un lavoro approfondito anche per trovare le forme di parità tra tutte le regioni, tra i cittadini di tutte le regioni. Una domanda, secondo lei l'applicazione di costi standard potrebbe favorire anche il monitoraggio, la vigilanza di eventuali illeciti? Certo, naturalmente, perché sotto due profili, uno non ci sarebbero degli sprechi accentuati e in secondo luogo credo che i cittadini a fronte di risorse ridotte chiederebbero il migliore impiego delle risorse ancora disponibili.